Settimo successo in 8 partite per i Panthers che a Verdello superano agevolmente gli storici rivali Lions Bergamo, chiudendo il match già nel primo tempo. Diverse le assenze da ambo le parti. Coach Papoccia deve rinunciare a Puda, a Linovi, Diaferi, a Canali, Polidori e il kicker Felli. Nelle file dei padroni di casa spicca tra le altre l'assenza del quarterback Fignani, sostituito in cabina di regia dal wide receiver Nathaniel Morris. Al primo drive i Panthers fanno subito male ai padroni di casa. Dopo il buon ritorno di De Jesus, Monardi risale il campo con una ricezione di Durham, bravo a evitare un paio di placcaggi dopo la ricezione, e con le corse di Malpelli a Valli che sfruttando i blocchi penetra agevolmente nella difesa di casa con corse centrali molto efficaci. Le ultime yards per il touchdown le percorre proprio il numero 33 Nero Argento, ancora una volta con una penetrazione centrale. Assenti Felli, Diaferi e Canali e Alessandro Felisa ad incaricarsi della trasformazione senza far rimpiangere i compagni per il 7-0 Panthers. Il primo attacco dei Lions crea qualche grattacapo ai parmensi con Morris che corre spesso, saltando almeno un paio di placcaggi ogni volta. Ma Belli e compagni prendono le misure e costringono al punt gli avversari. Monardi di nuovo in campo che si appoggia spesso su Durham, pescato anche con un lancio di 35 yards. Su un quarto tentativo e 5, senza la possibilità di tentare il field goal, Monardi, nonostante la grande pressione, trova un bel lancio per il 19enne Dario Zatti, che porta i Panthers sulle 13 yards. Ancora una volta è Malpelli a Valli a segnare, con la trasformazione di Felisa che manda le squadre al cambio di campo sul 14-0 Panthers. In avvio di secondo quarto, capolavoro di Morris, che evita diversi placcaggi, portando a spasso la difesa ospite, e poi trova un lancio di 60 yards per Bonzagni, che elude la guardia di Michelangelo Leone, riceve e si invola fino al touchdown. Locatelli centra i pali per il 7-14, ma i Panthers in 3 azioni ristabiliscono le distanze. Sfruttando la buona posizione di partenza grazie ad un bel ritorno di De Jesus, Monardi trova prima una ricezione di Finadri. Poi si affida al solito Durham che riceve sulle 20 e poi innesca le lunghe leve in una progressione imprendibile per la difesa di casa. Felisa non tradisce e il punteggio recita 7-21 Panthers. Un intercetto di Vasini su un tentativo piuttosto velleitario di Morris restituisce il possesso a Monardi che avanza grazie al solito devastante Malpelli a Valli e alle ricezioni di Finadri. Una ricezione di Ampomà dà l'illusione del touchdown che non arriva per pochi centimetri. Centimetri coperti nel gioco successivo da Malpelli a Valli per il terzo successo personale. Felice si conferma infallibile per il 28-7 Panthers. Dopo il kick-off, al primo gioco, Morris, sotto la pressione di Bernardoni e Ablondi, tenta un passaggio all'indietro, non trattenuto da Minnea. La palla cade a terra e diventa un fumble recuperato da Vanni Belli che va a segnare il primo touchdown di carriera e chiude di fatto la partita. Felisa mette il punto addizionale per il 7-35 Panthers. Prima dell'intervallo, soddisfazione personale anche per Zatti, che riceve in touchdown un lancio centrale di Monardi. Felisa fissa il 42-7 che porta le squadre all'intervallo. Gli ultimi 2 periodi, con Papoccia che lascia a riposo diversi giocatori, passano velocemente per effetto della Mercy Rule e regalano poche emozioni. I Panthers sono attesi dalle ultime 2 trasferte di regular season sui campi di Giants e Rhinos, decisive per definire la griglia playoff. In particolare, la sfida di domenica prossima allo Stadio Europa di Bolzano vale il secondo posto e la possibilità di giocare in casa la semifinale. Allora Michele, oggi è stata una partita piuttosto semplice, chiusa velocemente nel primo tempo. Qual è stata la tua impressione? Sì, abbiamo fatto il nostro lavoro nel primo tempo, abbiamo fatto i nostri schemi abbastanza bene, poi però abbiamo avuto un po' un calo come ormai è nostra consuetudine nella seconda parte della partita. Abbiamo messo dentro un po' di personale nuovo che aveva fatto la sua prima partita oggi e hanno fatto molto bene loro, abbiamo faticato noi. Cosa pensi che questi Panthers hanno bisogno per poter essere più performanti? Più allenamento, più impegno soprattutto ad allenamento e più impegno anche in campo. Sì. Settimana prossima una partita importante contro Bolzano, che serve per mantenere il secondo posto. Come vedi? È una lunga sfacchinata, se riusciamo a entrare in campo con la giusta mentalità, non vedo molti problemi in realtà.
Allora Vanni, oggi è stata una partita chiusa piuttosto facilmente nel primo tempo, cosa ne pensi di questa squadra? Sì, siamo riusciti ad andare bene già alla fine del primo tempo, ci abbiamo messo un attimo con la difesa a settarci sul loro gioco e sul loro quarterback, veramente un buon giocatore, però alla fine sì, abbiamo condotta, anche l'attacco ha girato fin dall'inizio, quindi bene, merci rule alla fine del primo tempo è gestita. 6 punti sul tabellino del punteggio, messi in atto personalmente, quando hai aperto le ali ti sei involato in end zone, cosa hai provato? Ma in realtà un po' incredulo, nel senso, prima volta in carriera ci sta, insomma sono stato contento, anche perché ha contribuito alla mercy rule, quindi mi ha fatto prima, diciamo. Settimana prossima invece di nuovo in pullman, direzione Bolzano, come ti aspetti questa partita? Calda, come sempre, negli ultimi anni a Bolzano andiamo sempre la seconda metà di maggio, ci sarà molto caldo, loro li conosciamo abbastanza, sarà una partita dura, impegnativa, da giocare tutta al 100%, senza pause e da portare a casa.